Buongiorno, buon caffè. Ci sono cose che nascono buone, positive e finiscono molto male. E la conseguenza è quello che ci fa proprio rendere conto se le cose che stiamo portando avanti hanno superato l'eccesso, sono al di là dell'eccesso oppure no. Tragicamente però questa cosa si vede molto molto dopo, soprattutto quando riguardano le persone umane, i comportamenti e la società. Prendiamo questa storia che è dentro tutti i giornali, i libri ne parlano, alcuni libri in particolare, ma soprattutto è molto evidente a chi vive una vita concreta, non in qualche mondo pindarico, in qualche mondo così irenico che ha fondamento di eccessivo ottimismo. E cioè il fatto che si lamentano tutte le ragazze, anche a volte ragazze un po' più cresciute, che oramai non ci sono più maschi, intendendo con maschi delle persone serie, degli uomini seri, che sappiano assumersi la propria responsabilità e smetterla di vivere in un mondo adolescenziale dove tutto è il proprio piacere. È una crisi epocale, dobbiamo preoccuparci, non è una battuta, è veramente una crisi epocale. Questo è un classico esempio di battaglia cominciata bene per abbattere gli eccessi di questo essere uomini, essere maschi, per abbattere un maschilismo che aveva tutta la ragione di essere combattuto e smontato, ma che è andata troppo in là, fino ad arrivare al punto di demolire completamente l'universo maschile, distruggerlo completamente. Questo è un esempio di qualcosa che comincia bene, con un nobile scopo, ma siccome poi si fa prendere la mano, o forse anche le intenzioni iniziali partono da un'analisi del problema che non è perfettamente corretta, ma anche qui è ideologizzata, finiscono per andare a devastare, a distruggere quello che hanno cercato semplicemente di correggere, di rimettere a posto, di riportare in ordine. E questa è una vera e propria tragedia. Buongiorno e buon caffè.